Quest'anno la nostra presenza sarà ancora più ricca perché ci rivolgiamo sia alle scuole, sia alle famiglie con bambini, sia agli insegnanti. Per cui apriremo le porte dell'acquario alle scuole primarie e secondarie di primo grado con due laboratori dedicati alla classificazione degli organismi marini e agli esperimenti come acquarista, per cui faremo provare anche ai ragazzini a fare per un giorno a entrare nella parte di acquarista. Invece con le famiglie e gli insegnanti ci rivolgiamo più per quanto riguarda la sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e in particolare dell'ambiente marino, che è uno dei nostri principali valori, per cui il nostro interesse è quello proprio di sensibilizzare le generazioni future alla salvaguardia ambientale e ai mari e quindi riducendo il più possibile l'inquinamento da plastica in particolare, per cui verranno spiegati anche dei piccoli accorgimenti o comunque anche dei modi per riciclare quello che viene usato anziché gettarlo come rifiuto.